Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente ci mancava solo lo spinotto per quanto riguarda la torre. Avevamo trovato il lanciafiamme, la nuova arma del lanciafiamme, che andrei anche a mettere così. Lo so che non serve tanto, ma comunque una serie è una cosa mia. E anche la chiave delle fogne, che apriva una sezione delle fogne. Ci rimaneva di attraversare la parte delle fogne, appunto, nella parte sotto, quindi dove erano i due zombie che ho saltato perché non ho, come vedete, di nuovo proiettili e munizioni in generale. E credo che, ma volendo, non ho neanche cure. Quindi, un attimo, io andrei nel baule a prendere qualcosa e poi scendere di nuovo. Eccoci qua. Purtroppo non ho trovato erbe, avevo solo una pianta blu che ho preso per precauzione. Questi credo che mi prenderanno, no? Ok. Allora, a me servirebbero delle munizioni, quindi vediamo cosa c'è. Una granata a fermentazione, intanto già questa è un'ottima trovata. Non mi sorprenderei che di trovare qualcosa nell'acqua. Granata a fermentazione che abbiamo già utilizzato. Scoppia. Perfetto. Qui era dove eravamo prima, ma io correrei perché non ho come batterti, caro mio. A meno che questa non sia l'unica strada da percorrere. E credo proprio di sì. Credo proprio che sia l'unica strada da poter fare. Perché forse da questa parte noi siamo venuti. O no? Forse, eh? E invece sì, ragazzi, è la stanza dove poi noi abbiamo sceso da questa parte. Però in compenso ho trovato due proiettili. Vediamo cosa c'è ancora, perché mi dice che la stanza non l'ho esplorata completamente. Ok, c'è solo un'altra cassaforte, un altro baule con la combinazione, che al momento non so. Quindi ritorniamo dall'altra parte, cerchiamo di battere, presumo, quel mostro velenoso e di cercare di potergli passare attraverso. Ah, sei anche qua. Mi ricordo che tu avevi un occhio da qualche parte. L'avete visto? Cioè, dovrebbe essere qui. No? Ok. Devo solo correre. Andiamo da questa parte. Qui c'ho la c'ho la manopola. Ti prego, dimmi che non sono finiti gli utilizzi della manopola, perché altrimenti poi non so come aprire anche gli altri. Perfetto. Proiettili per fucile, per due. Sono dei rumori stranissimi, eh.
Proiettili per pistola. E io so che quando tu mi dai i proiettili. Qui c'è uno morto. Spero, sì. Un rullino. Da quando non trovavamo un rullino, ragazzi? Ulteriore spazio per il borsello. Ma anche se non ne vedo l'utilità. Perché si potrebbe anche sopravvivere volendo anche con 4, 8, 12, 16 posti. Bravo! Beh, io ti salterei, eh. Io ti salterei. Questo è vecchio. Ah, eccolo qua, la torre. Abbiamo ottenuto quello della torre. Quindi il nostro passaggio adesso. Porta chiusa. Devo vedere sta porta. Devo vedere questa porta. Cioè non mi fa. Io c'avevo la chiave però. Eccola. E questa è la chiave? Giusto? Perfetto. Ok. Allora, qui abbiamo la polvere da sparo che è la. Combiniamo subito a questo punto. Perché sono di nuovo senza munizioni. Qui. Dimmi che puoi tagliare, dai. Porta nascosta. Una porta nascosta in una sala che non serve tanto. Ok, Volantino Festival. Qui come vedete già abbiamo delle lettere cerchiate SZF e presumo sia l'ordine delle lettere per aprire l'armadietto là sopra. Quindi dobbiamo ritornare anche là sopra. Ok, molte cose. Qui cosa mi. Dove mi porti, scusami? Munizioni anche per la Magnum. C'è qualcosa di grosso in arrivo, eh. Abbiamo sbloccato anche questa porta. No! Siamo dove serviva. Ok. Ok. Va bene, quindi da qui io volendo potrei anche. Qui è dove abbiamo battuto il primo boss, dove abbiamo appunto la strada sbarrata letteralmente. Ma qui adesso noi possiamo salire e utilizzare la manopola T per ritornare nella centrale di polizia. Ci siamo ritornati nella centrale. Siamo ritornati nella centrale. Perfetto. Adesso a sto punto mi prenderei anche il distintivo della Starsi che mi servirà dopo. Il rullino ce l'ho, quindi ora adesso vado a. Vado a svilupparlo. E qui siamo tornati. Nella centrale. Ok, andiamo a sviluppare il rullino. Ma
questo punto non dovrei avere più il Tyrant che mi corre dietro. Perché l'ha fatto fuori Ada. Nascondigli vicino a una radio e vicino a un telefono. Ok. Allora, mi faccio di nuovo un altro giro completo di tutta della centrale di polizia e vediamo cosa trovo. Ci vediamo dopo. Eccolo ragazzi, questa era dove c'era il telefono. Cosa mi dai? Scatola di legno. Ok. Una scatola di legno piuttosto pesante. Apriamola, c'è qualcosa all'interno? Apriamola. Mirino Red Dot. Una parte di modifica per la Lightning Hawk che permette di mirare con grande rapidità. Dovrebbe essere la infatti la Magnum. Caspita. Consente di prendere la mira più rapidamente. Wow. È un mirino. Perfetto. Quindi adesso ci vediamo appena troveremo l'altro indizio. Allora ragazzi, ho fatto il giro direttamente di tutta la centrale di polizia. Ho trovato altre due piante verdi. Una che andrò a combinare direttamente con questa qua e questa me la lascio così per ora. Adesso vado a prendere le armi aggiuntive, le parti delle armi aggiuntive per quanto riguarda il cofanetto, il cassetto che c'è là sotto, e poi ritorniamo direttamente a dove si doveva mettere gli spunti. Ci vediamo là sotto con il cassetto è direttamente a dove? Nella stanza degli spinotti. Eccoci qua ragazzi. Allora, qui mettendo quindi questo, me lo apri. Cosa c'è? Silenziatore, sembra canna lunga per la Magnum. Una modifica per la Magnum che riduce il rinculo e rende i proiettili più veloci, infliggendo più danni. Quindi, ok, combiniamoli direttamente. Wow, sempre doppio slot. Quindi in questo caso abbiamo, riduciamo il rinculo e aumentiamo la capacità distruttiva e abbiamo più precisione. Quindi letteralmente abbiamo, wow, perfetto. Ci vediamo direttamente nella stanza degli spinotti, ragazzi. Rieccoci qua, ragazzi. Vediamo. Se ho messo tutto esattamente, questa è la torre. Giusto? Perfetto. Li ho messi esatti. Quindi si è aperta questa porta. Ok. Almost there. Devo salvare Ada. Ragazzi, vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un like e di commentare se volete il video. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla serie di Resident Evil 2. Grazie per la visione, alla prossima.